Buonasera. Buonasera. In quel tempo Gigiù aveva un problema. Si rese conto che mentre suo fratello divise la terra dalle acque, disse moltiplicatevi ad Adamo ed Eva e poi gli sottrae il paradiso, uno è trino, sette vizi capitali, 10 comandamenti, 12 apostoli, 30 denari, Gesù, tante parole e grammatica, ma pochi numeri e matematica. Tant'è che un passante lo sfidò. Fammi vedere se hai i numeri di tuo fratello. Giacché sei ancora sulla terra, calcola nella superficie il diametro e organizza una festa più solenne delle nozze di Cana. Così Gesù si recò ad una lavagna e, per calcolare il diametro e la superficie della terra, disegnò la terra attraverso un diagramma a torta. Quindi, visto che deve organizzare pure la festa, prese una torta e la divise in 10 parti. Parti, ovviamente, con la Y, visto che è una torta. Poi Gesù si chiese, ma mio fratello ha moltiplicato i pani e i pesci in un posso moltiplicare una torta. Quindi prese una torta e la moltiplicò per 10 e prese 10 torte. Ogni torta 2 mezzi. 2 mezzi è uguale a 2 motorini. E 2 motorini così. 2 motorini, però Gesù disse, fine a Cana, 5 torte su un motorino, 5 torte sull'altro motorino, non è che andiamo comodissimi, prendiamo 2 mezzi un po' più comodi, prendiamo 2 taxi, quindi prendiamo 2 taxi, 2 mezzi, così d'altronde com'è che si dice, no? Che Dio tassista, 2 taxi che arrivano in 1 minuto, il minuto in matematica è primo ed è uguale a 60 secondi, quindi abbiamo un primo, 60 secondi e 10 torte. E Gesù disse, signori, ma chi ha fatto un menù alla festa? Cioè, un primo, 60 secondi e 10 torte, e ci vorrebbe almeno un po' di frutta. Frutta è un problema, la frutta non è un problema. Problema, un contadino, ecco qua, col cappellino, tanto carino, un contadino, con la busta che ha 139 mele, così tante, e vabbè, certo. Cammina, il contadino, a un certo punto un fus, badabu, cade dentro e perde 21 mele. Ne aveva 139, ne perde 21, gliene restano 118. Risolvi il problema. È risolto, fa 118. No, risolvi il problema che il contadino è caduto in due fus, si è rotto le anche. Ho capito, esegui l'operazione. Lo eseguite, 118. No, esegui l'operazione chirurgica alle anche del contadino. Ma che stai a fare? Allora facciamo una cosa, il contadino nel 118. C'entra una volta e lo portano in un ospedale vicino Cassino. Perfetto. Contadino, disse Gesù, guarda, io per adesso ti ho portato all'ospedale vicino Cassino, però mi raccomando, la prossima volta, occhio, tabelline, cioè non bellissime, belline, tabellina dell'occhio. Occhio per occhio è uguale a dente per dente, che è uguale a dente al quadrato. Estrae la radice del dente e Gesù disse, in un suo stato capace fa l'operazione chirurgica, un contadino mi mette a fare le cose di dentista. No, eleva la potenza, è elevato, dente al quadrato, no, eleva la potenza, allora un attimo su, eleva la potenza. Allora, questa è l'Italia, la Sicilia, la Sardegna, questa è la Basilicata, cassa potenza, eleva la potenza con tutte le sue frazioni, frazioni. Allora, per le frazioni facciamo così, un nono, che è uguale a un vecchietto, così, un bastone, di potenza. Che dice? Mi avete tolto potenza, mi avete tolto le frazioni, posso almeno venire alla festa? Gesù dice, guarda, no, puoi venire alla festa, a meno che, quanto fa? A meno che, allora, a meno che si fa così. L'H è muta, del meno ne possiamo fare a meno che, face, quindi teniamo un primo, 60 secondi, 10 torte e un succo di frutto. Vabbè, ma non è che ci facciamo chissà cosa, disse Gesù. Il vecchietto intanto insisteva, Gesù, posso venire a questa festa? E Gesù disse, puoi venire anche se per me, no, quanto fa, anche se per me, anche se per me, il me nel se c'entra 2 volte, fa anche seme.
Così Gigiù prese le anche e le portò al contadino che se le era scassate in due ospedali. Prese il seme e le diede sempre al contadino, così può essere che recuperava le 21 mele che aveva perso. Dice, vabbè, siamo vicini alla soluzione. Metti in espressione. Ah, no, espressione. Metti in espressione. Ok, allora prendiamo le graffe, prendiamo le quadre e prendiamo le tonde. Le tonde e le quadre non se le mangia nessuno. Si mangiano solo le graffe, ho capito? Però noi ci abbiamo le graffe e 10 torte. Se il nono di potenza è diabetico, noi lo azzeriamo direttamente. Allora, il risultato è, Gigiù, un attimo, il risultato è uguale MC al quadrato, MC al quadrato e McDonald's al quadrato e a festa facimmo direttamente là. Come volevasi dimostrare PDG, parola di Gigiù. Grazie!